Ragazzi, buongiorno. Oggi sfidona sulle flessioni. Le flessioni, quelle che vi ho sempre detto che non si chiamano flessioni, ma come ben sapete, io intendo questo nome, lo metto anche nel titolo perché la maggior parte delle persone le chiama flessioni. Però sappiamo che il termine flessione non è corretto, il termine corretto è piegamenti sulle braccia o push-ups se parliamo in inglese. Comunque, oggi la sfida, vi sfido oggi, il giochino è questo, quello che serve è pavimento, un pezzo di carta e una birra, un pennarello per segnare quello che sarà il vostro allenamento. È una sfida me contro ognuno di voi e vediamo chi in 20 minuti esegue più piegamenti sulle braccia nella forma che vi dirò. Ecco, questo può essere una forma di sfida allenamento. Vediamo un po' quello che salta fuori in questi 20 minuti di lavoro. Il lavoro è semplice, faremo 20 serie, 20 secondi di lavoro, 40 secondi di recupero. Voi tengo io i tempi o comunque potete tenerveli anche voi, potete farlo anche con questo video perché ci facciamo tutto l'allenamento insieme. Ecco, le regolette sono queste. Io direi che chi è più allenato fa i piegamenti in forma classica, chi magari è agli inizi, ok, può fare il lavoro con le ginocchia in appoggio. Va benissimo, il lavoro comunque finale lo sentirete tantissimo sul petto, sulle spalle, sui tricipiti. La regoletta è che dobbiamo fare bene i piegamenti, quindi i piegamenti vanno fatti in quale maniera? Io ad esempio, adesso li faccio sul tappetino per comodità, le mani le mettete all'inizio del tappetino, il mento dovrà uscire fuori dal tappetino. In questo modo facciamo i piegamenti in maniera corretta. Se non avete il tappetino va benissimo mettere un nastro sul pavimento, mani dietro e mento davanti. Se no, se non usiamo questa tecnica, poi rischiate che barate e quindi può essere più facile fare dei numeri alti. Mi sono anche io messo un pezzo di carta, pennarello e segno tutte le ripetizioni che riesco a fare in 20 minuti di lavoro. Quindi ci possiamo allenare insieme. Forma corretta, non voglio vedere movimenti strani a serpente sul pavimento, poi magari sarò io il primo a farli. Comunque cerchiamo di non farli. Movimento deve essere controllato, quindi dovete padroneggiare bene questi 20 secondi di lavoro e ovviamente se a un certo punto arriva la stanchezza vi fermate e poi ripartite per finire i 20 secondi, stop, e poi si riparte, perché comunque sono 20 serie, quindi sono impegnative. Quindi 20 minuti di piegamenti sulle braccia o flessioni per chi le chiama in maniera volgaruccia. E niente, anche le ragazze possono partecipare, chi vuole con le ginocchia staccate, altrimenti ginocchia appoggiate, va bene. Questo è veramente un grandissimo allenamento, a parte la sfida che la prendiamo come gioco per divertirci in queste giornate di quarantena, è una grandissima sfida. Ecco, poi a chi mi chiede ancora, perché poi leggo sempre tantissimi commenti sul 15 workout, uscirà tra qualche giorno. Ecco, oggi se andate sul link che vi metto sotto, è uscito il quinto video, quindi il quinto video in cui faccio vedere dei casi studio di persone che l'hanno messo in pratica come i miei primi allievi che l'hanno provato e i risultati che hanno raggiunto. Quindi sono veramente soddisfatto perché hanno raggiunto risultati incredibili. Quindi se volete andarlo a vedere andate nel link sotto. Ma adesso partiamo. Quindi la regoletta è semplice. Poi dovete commentare col vostro numero totale. Ma poi facciamo tutto il conteggio finale. Vedo anch'io il mio numero e vediamo chi mi batte. No, io sono sicuro che siete in tantissimi, fortissimi. Ecco, con calma, non facciamoci male, quindi lavoriamo bene e prendiamo questo momento per allenarci con una sfida. Allora, pronti che si parte? Vediamo quello che succede. Anche io non l'ho mai fatto e sono curioso di vedere quello che succede. Ok, c'è il timer che ci darà l'audio. Ok, e via. Ok, prima serie, ne ho fatte 16. Ok, e appuntate sulla carta quello che fate perché poi alla fine magari cambiano i numeri e non è facile ricordarsi tutto quello che avete fatto. 40 secondi, 40 secondi potete rilassarvi.
e andiamo avanti, ok? Quindi proviamo a farci questo allenamento, vediamo se non è troppo facile, non è troppo difficile, chi lo sa cosa succede dopo 20 serie di questo tipo, magari è semplice, comunque stare sulle 15-20 ripetizioni è buona cosa, è un buon ritmo. Andiamo. Ok, so io sono andato un po' più veloce per vedere se velocizzare. Però vedete, il movimento è comunque veloce ma controllato. Ne ho fatte 18. Ok, pensavo che 20 non è così facile, tenerne 20. Poi comunque penso che arriverà la stanchezza, quindi non esagerate le prime serie perché è tosta. 40 secondi sono e comunque viene considerato un recupero incompleto, quindi il lavoro poi alla fine si sente. Dai, oggi usciamo fuori con il petto bello pompato, anche le braccia. Mani qua, mento davanti. Let's go. Ok, sto giro 17, ma incomincia a sopraggiungere la fatica, quindi vediamo, sono curioso di vedere quello che combino. 20 minuti, potete rilassarvi, potete cazzeggiare in questi, diciamo nelle pause di recupero, perché poi qua... Comunque tre serie abbiamo fatto, tre serie, potete stirare i polsi, potete veramente fare quello che nel recupero poi si sente alla fine. Ok. Ok, 14, allora sono 1, 2, me ne segno, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, così mi segno tutte le serie che devo fare, adesso è ancora lunga, ma la scaletta è ancora lunga, 13, 15, 16, 19, e 20, ok, ho fatto 4 serie, sono passati quindi 4 minuti e incomincio a calare in maniera drastica, Quindi incomincio a calare in maniera drastica. Sono partito probabilmente troppo convinto, pensavo che 40 secondi fossero più lunghi come recupero, invece incomincio a sentire, tutto bello pompato, è già 12, adesso diciamo che secondo me a un certo punto arriverete in una fase di stabilizzazione delle ripetizioni che può essere, adesso io non so per me, vediamo quello che è. Ecco, se a un certo punto non ce la fate, ragazzi, fate meno ripetizioni oppure cambiate tecnica, ginocchio in appoggio. Diciamo che a livello generale non vale più il conteggio, però è un modo per continuare ad allenarsi. Quindi via. Si procede in declino. Siamo alla sesta serie e sono 11. È vero, partito gasato, gasato da con un 16, 18, 17 e adesso si cala. Comunque
6 serie. Abbiamo ancora lunghe, qua c'è la mia tabella di marcia, quindi il mio tabellino. Segnate tutto e così vediamo quello. Poi potete riprovarlo nel corso delle settimane, farlo anche una volta alla settimana, ci sta, è come allenamento, bello allenamento questo. Ci alleniamo, ormai non riesco più a farne a meno di allenarmi con voi, quindi registro quando faccio la parte di allenamenti che penso che possano esservi utili, ve li sparo. Diciamo che ormai il 15 workout l'ho caricato quasi tutto, quindi la maggior parte del lavoro di questo periodo l'ho fatto, ho fatto veramente un gran bel lavoro. Chi vuole dimagrire sapete cosa usare, 15 workout prossimamente, avete il link qua sotto. Undici. Ottava serie, sono ancora indietro siamo, e la fatica, non so voi, io incomincio a sentire il petto. Questo, per chi non conoscesse, il marchio Burningate. Ci occupiamo di calisthenics, quindi chi vuole migliorare il calisthenics, il sito di riferimento è burningate.com, dove trovate anche le magliette, pantaloncini, arm tubular, trovate di tutto. Tengo gli 11, ecco, se notate che avete trovato il vostro livello, come vi ho detto a un certo punto stabilizzate, provate a mantenere quel livello, anche se notate che potreste fare qualche ripetizione in più, secondo me tenetevela per le ultime 2-3 serie, perché il lavoro è ancora lungo, siamo alla nona serie, e quindi il lavoro, come manca ancora un bel numero di serie e ripetizione. Poi così ci facciamo il conteggio e vediamo quello che salterà fuori. Let's go. Tengo 11, ma se no potrei fare anche 12, ma teniamo 11 adesso, 11. Ecco ragazzi, qua non è che dovete per forza di cose, è il giusto, devi farlo una roba giusta per voi, alla fine tirate fuori il numero, c'è chi sicuramente più allenato ne farà di più, chi un po' meno, ma è un modo, come ho detto, che ci prendiamo 20 minuti per fare un allenamento che probabilmente è diverso da quello che avete sempre fatto, e quindi è un modo per mettervi un po' alla prova, no? Con un allenamento che potete poi andarlo a utilizzare anche in altri momenti, anche con altri esercizi, che va benissimo, queste forme di lavoro. Ok, 11. Considerate questo, che alla fine non è che dobbiamo fare chissà quanti esercizi, inventarci, a volte vedo alcuni che inventano degli esercizi stranissimi. Gli esercizi che servono sono i soliti, fatti bene, un movimento in cui le nostre articolazioni lavorino bene, questi sono i movimenti
da andare a scegliere, oltre che dopo, quindi fanno esercizio, ma veramente le cose, sia delle regole poi di allungamento muscolare, no? Delle robe distorte che poi non servono, perché una volta avete dei giusti gradi di mobilità, non dovete diventare dei contorsionisti, dovete fare il giusto in funzione di come vi state allenando, no? Quindi, ok. Ok, 11, siamo alla 12ª serie e per il momento ho trovato il mio livello di stabilità sulle 11 ripetizioni. Ok, mi ho ancora 7 serie, 1, 2, 3, 4, 5, ah no, 8, perché ok, dopo la 13ª, ok, 8 serie, siamo alla 13ª. Procede, procede, non so voi come va, a me procede molto bene. Let's go. Ok, let's go. 2, 3, 4, petto giù, 6, 7, 9, 10, 11. Ecco, non l'ho detto, ma era ovvio che il petto e il mento devono essere vicini, attaccati al pavimento. Ok, altri 11, ormai cacchio, sono veramente regolarissimo, qua. Regolare, preciso. Ora mancano 7 serie, però penso che anche voi incominciate a sentire già il lavoro a livello del petto. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo bene, andiamo benone. 11, dai, 6 serie, ormai stiamo facendo un grandissimo allenamento. Poi chi vuole continuare, alla fine si può fare ancora degli esercizi per l'addome, potete andare a prendere qualche seduta che ho caricato e potete tranquillamente andarla a prendere e metterla nel vostro allenamento se volete allenarvi di più. Ci sta, senza nessun problema. Allora, così abbiamo ancora, ok, siamo alla 15ª serie. Let's go. Otto, 10, 11, ok, 12. Sul finale il ragazzo qua incomincia a incrementare, qua 12. Il corpo dopo un po' si abitua alla fatica, quindi si abitua, si adatta a vivere in questo ambiente che gli avete creato, quindi può risultare persino più performante, soprattutto perché avete stabilizzato e questa stabilizzazione vi permette di recuperare qualche energia per la sparata finale. È normale che se vi eravate già morti cercando è difficile arrivare alla fine, soprattutto perché magari non avete mai fatto un allenamento di questo tipo, quindi per voi, anche per voi, un'esperienza nuova. 2, 8, 9, 11, 12. Ci sta, 12. 12, 12. Ok. Ancora 4 serie. Ecco, 4 serie potete già incominciare a ragionare
di dare tutto quello che avete. Se, però almeno io adesso stasera me ne faccio un pro ancora 12, mi tengo le ultime due per cercare di dare tutto quello che ho, perché la vedo ancora dura, quindi allora. Forse fare anche la tredicesima, ma la sono tenuta per dopo, dai. Adesso potrei fare un 13, 14, 15, se riuscisse. Boh, chi lo sa. Vediamo, 13. Qua nelle ultime tre serie potete provare a prendere qualche ripetizione in più, se ce ne avete ancora. Se no, con tranquillità, Quindi... lavoro si sente sulle braccia, sulle spalle, sul petto, sui muscoli della schiena. Lavorando bene con i piegamenti, il piegamento è un esercizio che lavora e coinvolge tutta la parte superiore. C'è 14, adesso vediamo se riesco a tenerle 14, si sente, però potrebbe essere anche la fine. Bello, bello, guarda che bella la mia progressione. Poi facciamo il conteggio in live e vediamo quello che è successo, e anche voi mi aspetto il commento qua sotto di chi si è allenato. Recuperate, concentrazione. Potrei dare l'ultimo colpo. Adesso siamo all'ultima serie, tutto quello che avete. Qua vale tutto. Quindi gli ultimi 20 secondi abbiamo. Rilassatevi. Relax. Ok, 16 fatte. Ok, bene ragazze. Allora, conteggio, non so voi com'è andata. Ah, controllo solo che sia tutto regolare col video, che ci sia l'audio. E ancora fare sta fatica e poi è già successo, E poi vedere che non ci sia l'audio è la cosa peggiore che possa accadere. Allora, calcolatrice. Allora, prima serie 16 più 18 più 17 più 14 più 12. Ah, poi quante serie ho da... Allora, ricordatevi 77. Così contiamo quelle da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok, 9 da 11, quindi è facile. Allora, zeriamo tutto. Allora, bene. Quindi sono 99 più 77 più 12 più 12 più 12 più 14
più 14 più 16. Bene ragazzi, il mio numero di oggi è stato, ve lo scrivo anche, beh, sono contento, 256, lo metto, eccolo qua. Adesso tocca, non so neanche se si vede quella lontano, non riesco a vedere. Comunque, adesso tocca a voi mettermi qua sotto nel commento quello che siete riusciti a fare. Vediamo che diamo il premio virtuale del re delle flessioni, ah no, dei piegamenti sulle braccia in 20 minuti con questo stile. Ma nonostante tutto ci siamo divertiti, ci siamo allenati insieme e abbiamo fatto un bel allenamento per petto, spalle e braccia. E sono sicuro che anche oggi avete fatto del vostro. Ecco, potete a questo punto mettere un'altra parte di allenamento che ci può stare, oppure se volete stirare in maniera semplice anche quello che abbiamo fatto, potreste mettervi in questa classica postura, mettete con le gambette così, mettete le braccia così e così facciamo una postura in cui andiamo a stirare un bel po' di muscolo, andiamo a stirare la parte anteriore qua del petto e del braccio, quindi andiamo a stirare tutta questa catena. Il mento lo potete mettere retratto, così stiriamo anche i muscoli dietro la schiena, e mettendo le gambe in questa maniera andiamo a stirare anche il comparto interno delle cosce. Quindi è una classica postura, respirate, potete respirare in maniera normale o se siete capaci anche con il diaframma, quindi questo vi assicuro che dopo un allenamento di questo tipo è perfetto e potete rimanere in questa posizione a rilassarvi anche per 5 minuti. Sono sicuro che così chiudete l'allenamento, ci siamo fatti un grandissimo allenamento e mi raccomando, spolliciate. Un saluto e ci si vede alla prossima.